Amici cari che bentrovati, siamo qui per una breve, almeno spero, catechesi sul Triduo Pasquale. Dato cominciamo dalla parola, dal termine triduo, come si può intuire, indica un periodo di 3 giorni, in latino triduum, sono 3 giorni consecutivi. Come del resto anche, se pensate, il termine novena. No, sono 9 giorni consecutivi in cui si compiono dei riti, delle preghiere particolari e appunto abbiamo il triduo pasquale, i 3 giorni di preparazione della Pasqua. Notate che il triduo non è esclusivo del periodo pasquale, ci sono anche altri tridui per altre occasioni liturgiche, non so, triduo in onore di un santo o altre celebrazioni, quindi parliamo di triduo pasquale, che esattamente questi 3 giorni, in realtà sono quattro quasi, poi vedremo perché, in cui ci si prepara dignitosamente per la Santa Pasqua. Voi sapete che quando si incontra qualcuno di particolare, un personaggio importante, ci si prepara, no? Magari si va dal parrucchiere, si mette l'abito buono, insomma, è così anche noi in occasione della Pasqua dobbiamo prepararci in modo particolare per questo incontro della resurrezione del Signore. Nei testi ufficiali della Chiesa Cattolica, del rito romano, parliamo di Papa Giovanni XXIII, scusate, l'umidità in questi giorni è terribile. Dicevo, nei riti, nei libri della Chiesa Cattolica Latina, rito romano, la parola triduo appare per la prima volta nel 1960, quindi una cosa abbastanza recente, no? Sembrerebbe. Cos'è? 20, 60, 60 anni fa circa, con Papa Giovanni XXIII, il quale dice a un certo punto, nel codice delle rubriche da lui promulgato, al numero 75, parla di triduo sacro. Quindi, 1960, per la prima volta, Papa Giovanni XXIII parla di sacro triduo, rappresentante i 3 giorni finali della settimana santa, in realtà da giovedì a sabato. Col Concilio Vaticano II però questa espressione cade in disuso, non si parla più di triduo sacro, si parla di triduo pasquale. Come per esempio in altre circostanze, prima si parlava di sacra rota, cioè il tribunale ecclesiastico, ora si parla di rota romana, quindi si tende a togliere l'appellativo di sacro. Vabbè, hanno scelto loro, io l'avrei mantenuto. Comunque, ripeto, la mia opinione personale, quindi mi adeguo a quello che la Santa Chiesa Cattolica Romana Apostolica dice. Allora, quindi diventa un triduo pasquale che termina non il Sabato Santo, ma con la Domenica di Resurrezione, quindi finisce con la Pasqua, il triduo di fatto. In genere le novene finiscono il giorno prima della festa. No, il triduo invece finisce la domenica di Pasqua con la resurrezione, e poi vediamo. Le denominazioni, come sempre, una stessa cosa si può chiamare in tanti modi. Quindi il triduo viene di volta in volta definito come Santissimo Triduo del Cristo crocifisso, sepolto e risorto. Questo è un primo modo. Che riprende addirittura Sant'Agostino, no? Agostino diceva Santissimo Triduo del Cristo crocifisso, sepolto e risorto. Primo modo. Secondo modo di definire il triduo è sacro triduo pasquale della passione e resurrezione del Signore,
Questo secondo le norme generali dell'anno liturgico, quindi è un documento più recente, parla proprio di sacro triduo pasquale della passione e resurrezione del Signore. Altro modo di definire il triduo, si dice triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto. Anche questa è una denominazione derivata dai padri della Chiesa, quindi, riprende un po' la tradizione patristica. L'ultimo modo per definire il triduo è triduo pasquale della passione e resurrezione del Signore, sempre norme generali sull'anno liturgico e anche sul calendario liturgico. Quindi triduo pasquale della passione e resurrezione del Signore. Quindi uno di questi quattro modi, quindi ripeto, Santissimo Triduo del Cristo crocifisso, sepolto e risorto, Sacro Triduo Pasquale della Passione e Resurrezione del Signore, Triduo del Signore Crocifisso, Sepolto e Risorto, Triduo Pasquale della Passione e Resurrezione del Signore, sono tutti modi equivalenti per definire il Triduo Pasquale. Spesso non diciamo il Triduo, non diciamo altro, non aggiungiamo Triduo Pasquale, il Triduo, faccio il Triduo. Si intende che appunto è il triduo della Pasqua, della Passione del Signore. Che succede? Il triduo ha una particolarità, una proprietà particolare. Si colloca tra la Quaresima e il tempo pasquale. Quindi è una specie di intermezzo, una zeppa, diciamo così, no? Tra la Quaresima e il tempo pasquale. E sono quindi è un tempo distinto dalla Quaresima e dal tempo pasquale. È un tempo a sé, ma è un periodo di preghiera a sé stante. Non fa parte della Quaresima, non è ancora il tempo pasquale. Quindi, lo sapevate? Lo sto dicendo io appunto per questo, perché non sempre è chiaro questa distinzione. Ovviamente c'è una connessione tra Quaresima, Triduo e Tempo Pasquale, sono, no, tre tempi liturgici strettamente interconnessi, nel senso che la Quaresima prepara il Triduo, il Triduo prepara la Pasqua, detto così, in modo papale papale. La Quaresima quindi finisce prima che cominci il Triduo, cioè scusate, il Giovedì Santo, cioè oggi, a sera, quindi con la Santa Messa in Cena Domini, cosiddetta, finisce la Quaresima. Oh, allora, Cena Domini, poi vediamo cosa si tratta, no? Vi ricordate, l'anda dei piedi, eccetera, eccetera. Il Triduo Pasquale è un tempo liturgico, cosiddetto. Ah, non è un giorno solo, ma sono 3 giorni collegati fra di loro, quindi non è una solennità, non si chiama solennità, non c'è scritto sul calendario solennità, però inizia con una celebrazione vespertina. Noi sappiamo che nella tradizione cristiana, ma anche ebraica, il giorno liturgico comincia da una mezzanotte all'altra, quindi no, comincia con la veglia, no? Veglia pasquale è già Pasqua, quindi, ecco, secondo la tradizione nostra, le solennità, le feste cominciano la sera prima. Se non ricordo male, nel rito ambrosiano ogni festa, ogni santo particolare ha la sua vigilia, quindi la sua veglia precedente il giorno prima, perché comincia, no, il giorno prima. Quindi sono 3 giorni liturgici, ma in realtà sono 4 giorni civili. Non so se è chiara la distinzione, sono tre liturgici,
tre giorni liturgici, ma 4 giorni effettivi di calendario civile. Perché, adesso vediamo, perché comincia il Triduo il giovedì santo, ma alla sera, la vigilia, no? Quindi sera, oggi è giovedì, ore 10:03, non è ancora il Triduo. Il Triduo comincia stasera con la messa. Se si potesse fare la messa, non si può fare, no? Per noti motivi del virus, eccetera. Quindi comincia giovedì santo alla sera, il Triduo, continua il venerdì di passione, cosiddetto, detto anche venerdì santo, mi raccomando, digiuno e astinenza, eh? Venerdì santo non si mangia carne, si mangia poco, un solo pasto o due mezzi pasti, niente carne. E questo giorno del venerdì santo è detto anche, in tempi moderni, è stato chiamato anche giornata per i luoghi santi o giornata mondiale per la Terra Santa. Quindi il venerdì santo si ricorda in modo particolare la situazione difficile, difficile in Terra Santa. Vi ricordo che convivono tre religioni, cristiana, ebraica e islamica, quindi non c'è tanta pace in Terra Santa. Venerdì Santo proprio si ricorda nella preghiera in modo speciale la Terra Santa. Poi c'è Sabato Santo, liturgico, quindi non si dice nulla, non si va a messa, non si fa nulla, si sta in silenzio, si prega perché il Signore dorme nel sepolcro. E poi Domenica di Pasqua, in genere al mattino, è la messa della Resurrezione. Quindi abbiamo detto 3 giorni religiosi, 4 giorni civili. Quindi, dal punto di vista civile, quindi calendario quello nostro civile, soltanto venerdì, sabato e domenica fanno parte del Triduo, quindi ecco perché Triduo. Ma dal punto di vista religioso sappiamo che parte il giovedì santo a sera, quindi sono 3 giorni e mezzo, quasi 4. Dico le norme generali per l'ordinamento dell'anno liturgico, che il Triduo Pasquale della Passione, Resurrezione del Signore, inizia dalla messa vespertina in Cena Domini, ha il suo fulcro nella veglia pasquale e termina con i vespri della domenica di resurrezione, con i vespri. Dunque, nell'antichità cristiana, quindi si parla di secoli e secoli fa, quindi nei primi tempi del cristianesimo, il Triduo corrispondeva proprio a 3 giorni, nel senso che partiva il venerdì santo, comprendeva il sabato santo e poi domenica di Pasqua. Quindi anticamente era proprio 3 giorni anche religiosi, quindi civili e religiosi. Attualmente invece c'è questa aggiunta della vigilia del sabato, del giovedì, vigilia del giovedì santo. Che succede durante il Triduo? Allora, il Triduo c'è la messa vespertina del giovedì santo. Sapete che giovedì mattina c'è, quando si poteva, c'erano i vescovi che consacravano il crisma, no? Il crisma, gli oli santi, per così dire. Il giovedì mattina in genere si andava alla messa crismale del vescovo, il quale consacrava gli oli, i 3 oli santi. Catecumeno, crisma e malati, unzione degli infermi. Adesso, boh, non si sa, non si fa. Non credo che ci siano messe del crisma. Quindi resta ovunque possibile la messa del giovedì santo della sera, che si può sostituire, sapete, con i vespri. Se io non posso andare alla messa del giovedì santo alla sera,
posso validamente dire i Vespri del Giovedì Santo, quindi fatelo. Se non potete andare alla messa, vi cercate anche su internet i Vespri del Giovedì Santo. È come se foste andati alla messa della lavanda dei piedi, cosiddetta. Il Venerdì Santo, invece, si fa la passione, il passio, si legge la passione, no? Sapete quella con tante voci, no? Uno fa il sacerdote, uno fa la folla, uno fa il narratore e così via. Bei tempi. Quelli in cui si poteva fare, adesso no. E anche questa liturgia è sostituibile dai Vespri del Venerdì Santo. Poi c'è la veglia pasquale, dopo il tramonto del sole, questo periodo tramonta verso le 19, credo. Dopo il tramonto del sole c'è la veglia pasquale. Questa veglia pasquale, quella no, con tutte le letture, vi ricordate, se siete cattolici sicuramente l'avete vista, avete partecipato, e questa veglia sostituisce la compieta, quindi si può non dire la compieta perché quella è la compieta con le letture, eccetera. Ed è anche l'ufficio delle letture della Domenica di Pasqua. Quindi la veglia pasquale riassume in sé due caratteristiche: la compieta del sabato e l'ufficio delle letture della domenica. No. Chi non partecipa è tenuto a dire la compieta del sabato santo e l'ufficio delle letture della Domenica Pasquale. Poi abbiamo domenica mattina le lodi, quando ero in parrocchia celebravo le lodi comuni, quando si poteva fare, adesso no, le lodi della Domenica di Pasqua, quindi le lodi mattutine, e poi la messa del giorno della Domenica di Pasqua, con relativa liturgia delle ore, quindi breviario, dalle lodi appunto fino ai Vespri, secondo le ore appropriate. Quindi, dopo la messa in cena Domini, cosiddetta quella del giovedì sera, per intenderci, la lavanda dei piedi, non c'è il saluto consueto, la benedizione, il Signore sia con voi, nel congedo. Perché che si fa? Vi ricordate? Se non ve lo ricordate ve lo dico io, perché l'ho fatto tante volte. Si porta il Santissimo Sacramento nel cosiddetto altare della reposizione, non deposizione, ma reposizione con la R di Roma, eh? Altare della reposizione, quello che nella fantasia popolare si chiama il sepolcro. Non è un sepolcro, si chiama altare della reposizione. Si pone il Santissimo Sacramento in questo giardinetto, in questo luogo consacrato dentro la chiesa di solito, con una processione. E il Messale stesso, numero 170, dice: Se alla messa del giovedì sera segue una trazione liturgica, cioè la processione all'altare della reposizione, si tralasciano i riti di conclusione, cioè saluto, benedizione e congedo. Non si fa, mi si prende il Santissimo, ci si mette un piviale di solito, sapete, quel mantello bianco che a volte si vede, e si porta in processione cantando il Santissimo, si mette nell'altare della reposizione, si sta in adorazione per un periodo. Ebbene che durante la notte vi sia qualcuno che fa adorazione, che stia, faccia compagnia al Signore nell'altare della reposizione. Non sempre è possibile, però insomma, dovrebbe essere un atto meritorio, è questo. Il Venerdì Santo invece si fa il passio, la passione cosiddetta, quindi non ci sono canti, non si canta il Venerdì Santo, non c'è antifona d'ingresso, cosa che invece
c'è nella messa consueta, non c'è segno di croce, non c'è un saluto, il Signore sia con voi, niente. Quindi si entra in silenzio, mi ricordo che entravamo in silenzio nella chiesa, ci prostravamo per terra, quindi fronte per terra, in genere si metteva un tappetino per non sporcarci troppo le vesti, i paramenti sul pavimento, paramenti rossi. Quindi ci prostravamo con la faccia a terra, si stava un momento in silenzio, in preghiera, e poi si faceva la liturgia del Venerdì Santo, quindi senza messa, ma con la passione. A partire da Papa Pio XII, compianto, tutti coloro che partecipavano all'azione liturgica pomeridiana, quindi alla passione di Cristo, potevano ricevere la comunione. Infatti dopo si dava la comunione. Si metteva una tovaglia sull'altare, il corporale, si prendeva il Santissimo, diciamo, le ostie, la riserva delle ostie consacrate, e si distribuiva. Al termine di questa distribuzione dell'Eucaristia c'è una benedizione per il popolo, dopodiché c'era un'altra genuflessione o prostrazione del clero e dei ministri davanti al crocifisso, e poi tutti quanti in silenzio, senza cantare, ce ne andavamo, questo quando si poteva fare, ripeto, adesso non si può fare. Veglia pasquale, quindi dopo il tramonto del sole, questo periodo, ripeto, verso le 19, si può già celebrare la veglia. Si inizia col segno di croce, e va bene, saluto ed esortazione ai sacerdoti, quindi questa veglia santissima della Pasqua, eccetera, eccetera. Dopodiché, vi ricordate, c'era il lucernario, cosiddetto, o benedizione del fuoco, quindi si metteva un braciere con dei legni, anche non consacrati, dei legni normali, per accendere il fuoco, e poi con questo fuoco benedetto si accendeva il cero pasquale, fatto di cera, no? Possibilmente cera d'api, non cera sintetica, perché poi c'è scritto proprio nel messale, con questo cero frutto delle api, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe opportuno avere un cero sempre nuovo tutti gli anni e fatto di cera d'api, non di cera sintetica o paraffina, quello che è. Però sapete, con la relativa i gesti relativi, quindi il sacerdote incideva l'anno, l'alfa e l'omega, e tutto, diceva delle formule su questo cero, veniva acceso e poi si celebrava, si entrava con questo cero, Lumen Christi, si diceva la luce di Cristo, e il popolo rispondeva Deo gratias, rendiamo grazie a Dio. E poi c'era la liturgia della vigilia con tutte le letture, almeno tre, però erano molte di più, insomma, mi pare nove in tutto. E questa era la veglia pasquale. Poteva andare avanti ore, a volte si finiva all'una, alle 2 di notte, quindi era un tempo in cui non si aveva fretta, si stava davanti al Signore con calma. Gli anziani si sedevano perché i poveretti non potevano stare in piedi tutto quel tempo, allora i malati, gli anziani si potevano sedere. Quindi, altro dettaglio non trascurabile, dal gloria della messa in cena Domini, quindi dal gloria del giovedì santo a sera, fino alla veglia pasquale le campane non suonano, stanno zitte. Sapete che
In genere nelle parrocchie specialmente suonano le ore, suonano l'Angelus, gli inviti alla messa, cioè, no, invece stanno in silenzio. In alcune parti del sud Italia ho visto dei troccoli, si chiamano, degli oggetti di legno che fanno un suono strano, tipo troc, 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 ed sostituivano un po' le campane, e andavo in giro nei paesi con questo oggetto, questi troccoli, per ricordare che le campane sono mute, che non si deve suonare campane. Quindi, durante il Triduo Pasquale non ci sono messe per i defunti, compresi i funerali, salvo casi di estremissima necessità, però non si celebrano funerali durante il triduo, c'è appunto il funerale del Signore, quindi tutti gli altri sono, per così dire, rimandati. Adesso non ci sono neanche più funerali perché c'è il virus, per cui ahimè. Quindi niente messe per i defunti, niente messe delle esequie, quindi niente funerali. Se proprio si deve celebrare un funerale per motivi di urgenza, perché magari la salma deve essere trasportata lontano, perché vuole essere seppellita, non so, in Inghilterra o in America, allora si può fare una liturgia senza messa, quindi un funerale senza messa, quindi si può dare la benedizione, non durante le ore liturgiche, quindi in separata sede si può benedire la salma in modo che poi possa partire, possa essere trasportata nella destinazione prescelta. Vediamo, concludo. Ci sono dei precetti, quindi i precetti sono degli ordini che la Chiesa dà. Quindi, precetto vuol dire che tu sei tenuto a obbedire a questi ordini della Chiesa, nel tuo interesse, ovviamente. No, quindi il primo precetto del Triduo Pasquale è l'obbligo di partecipare alla veglia, all'intera veglia o alla messa della domenica. Quindi bisogna andare o alla veglia o alla messa. Se uno chiaro in buona salute, se sta male, oppure è impedito in altro modo grave, è dispensato. Però se uno può andare, ci va. Quindi o alla veglia pasquale o alla messa. Primo precetto. Secondo precetto, è raccomandato dalla Chiesa Cattolica perché sia soddisfatto nel giorno del Triduo da quei fedeli che ancora non hanno compiuto no, la confessione, quindi lo sgravio dei peccati, ci si mette in regola col Signore, quindi si scarica la propria coscienza, si chiede perdono, no? Quindi confessare i peccati almeno una volta all'anno, si dice, ma in realtà se uno lo fa una volta all'anno non è un gran cristiano, non è un gran cattolico. Quindi questo è un momento preciso, particolare per confessarsi, questo triduo, no? Quando c'è il sacerdote disponibile, adesso non ce ne sono praticamente più, quindi secondo l'indicazione della Santa Sede ci si può confessare direttamente al Signore, si chiede perdono, atto di dolore, accusa dei peccati, contrizione, eccetera, eccetera. Quarto precetto, venerdì santo, tutti i fedeli con più di 14 anni e fino ai 60 anni, 60 anni, dai 14, diciamo, 18, dai 18 ai 60, quindi con più di 14 anni astinenza delle carni, ai fedeli che tra i 18 e i 60 anni possono farlo, hanno la salute per farlo, anche il digiuno pasquale, quindi due mezzi pasti, oppure un pasto soltanto, o addirittura c'è chi fa pane e acqua.
tutto il giorno, quello è anche un digiuno. Quindi, ripeto, dai 14 anni in su bisogna astenersi dalle carni, dai 14 ai 60 anni. Tra 18 e 60 anni digiuno proprio, quindi due mezzi pasti, oppure un pasto soltanto, oppure pane e acqua. E questo è un precetto, no, della Chiesa. Se uno però non può farlo perché gli manca la salute, deve mangiare, farà altre penitenze, non so, dirà un rosario in più, non guarderà la televisione, tutte queste cose. Ultimo precetto della Chiesa, la carità. Ricordiamoci i poveri, i diseredati, persone bisognose, i malati, tempo di virus a voglia, no? Quindi tutte le associazioni che lavorano per i malati, civili, religiose, siete invitati caldamente a fare un'offerta dove potete, quando potete, o su Liban, visto che non si può uscire, o magari, che ne so, con altri modi che la tecnologia mette a disposizione, si fa un bonifico, si fa una disposizione con la Poste Pay, che ne so, altre cose, quindi si aiuta chi aiuta gli altri, visto che c'è bisogno estremo in questo periodo. Grazie, è tutto per oggi sul Triduo, ci rivediamo, speriamo, alla prossima catechesi. Dio vi benedica.